Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia. Sto guardando la radiografia che ci è stata inviata e questo è un caso di truffa belle buono di cliniche che vogliono fare i denti fissi a pazienti facendoli pagare anche poco, ma andando a risparmiare sulla tipologia di denti che vengono messi, andando a mettere impianti incollati sugli impianti, denti incollati sugli impianti invece che avvitati, come invece dovrebbe essere il protocollo corretto. Quello che si vede è che gli impianti che sono dentro all'osso, tra l'altro qua quello che succede poi con i provvisori incollati è che l'osso si sta anche riassorbendo, l'osso prima stava a questo livello, si vede già che si sta riassorbendo. Quello che si vede è che ci sono poi montati sopra gli impianti questi perni che escono dalle gengive e che sono i perni sui quali vengono poi incollate le arcate. Per darvi un'idea vi faccio vedere qua, questa è come dovrebbe essere un'arcata correttamente fatta. Dalla gengiva escono fuori degli abutment, dei perni sui quali si avvitano poi i denti definitivi. Qua invece vedete una arcata da quali una gengiva dal quale escono dei perni esattamente come questo in radiografia. Questi perni che escono dalla gengiva costano 15 euro in meno rispetto a questi che costano 15 euro di più, sui quali viene poi messa un'arcata come questa, qui dentro ci mettono la colla e viene inserita sopra questi perni. Il problema qual è? Che non si può più levare la protesi dopo, se non andandola a martellare. Invece per il mantenimento corretto, onde evitare che la protesi diventi come questa, sporca, e che causi infezioni anche sulle gengive, la protesi deve essere una protesi svitabile. Svitabile significa che l'operatore può andare nei nostri centri assistenza in Italia, e siamo l'unico policlinico a avere centri assistenza a Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna, Roma, Oristano, Cagliari, dove routinariamente vengono fatte le igienizzazioni della protesi. Significa che la protesi può essere tolta dalla bocca e andata poi a igienizzare. Se l'arcata non è un'arcata svitabile ma incollata, questo non si può fare, e in questo caso nella lastra qua si vede chiaramente che hanno progettato qua dei perni dritti che escono dagli impianti sui quali incollare poi la protesi. Questa è una truffa, ok? Ci sono molti pazienti che ci cascano in questa truffa, sembra il preventivo basso, ma in realtà è un danno, una bomba a orologeria, una bomba a orologeria per i tessuti. La protesi corretta deve essere una protesi che si può svitare, che ha dei fori, che può essere svitata. Ci sono degli attrezzi che devono essere usati per pulirla, ma c'è anche la procedura che deve essere fatta dal clinico per andare a togliere la protesi e svitarla. Quindi fate attenzione a questa truffa che gira e che causa tra l'altro anche infezioni qua agli impianti. Quello che dovrà essere fatto in questo caso è andare a togliere questi abutment da due soldi, mettere invece dei multi-unit abutment, che sono le connessioni che servono invece per mettere la protesi avvitata. Una volta che avremo sostituito questi perni, allora potremo andare a rifare l'arcata. Dobbiamo cercare ora la marca di questi impianti, perché poi bisognerà acquistare appunto gli attrezzi. Quello che consiglio in questo caso è pure quello di svitare via questi impianti che hanno delle infezioni, andare a ricostruire l'osso nella zona posteriore. Qui ormai siamo in un caso di chirurgia terziaria dove bisogna reintervenire e andare a posizionare correttamente gli impianti nelle zone posteriori in un osso ricostruito, perché non sappiamo neanche qual è la tenuta di questi impianti che hanno avuto questi provvisori sopra incollati. Quindi qua mettere degli impianti in più nelle zone posteriori, sostituire questi perni con i multi-unit e avere così a disposizione una base sicura su
sui quali mettere poi l'arcata di 14 denti. Stessa cosa qui sotto, verranno aggiunti dei perni nelle zone posteriori, e su questi anche qua ci saranno i multi unit, sotto verranno messi i denti avvitati. Fate attenzione quindi a questa truffa che gira dei denti incollati. Se vedete nei siti web di queste cliniche che mettono i denti incollati perni uscire così dalle gengive, o se vedevate dei perni uscire dalle gengive, probabilmente siete stati truffati. L'arcata corretta deve avere i multi-unit sui quali si mette poi l'arcata avvitata, perché queste sono protesi ortopediche che stanno in un ambiente microbico pericoloso che, se non vengono svitate e pulite, possono causare grossi problemi.